possiamo dimenticare è sicuramente qualche problema, se ne abbiamo, con il fisco. E allora, perché in vacanza non si vanno certi temi, e allora per parlarne e per capire come fare pace, possiamo fare pace col fisco, basta litigare, giusto? Basta. Ci aiuterà Gianluca Timponi, il commercialista. Buongiorno. Che ci aiuta una mano. Ciao. Districarci nel mondo del fisco. Benvenuto Gianluca. Grazie. Anzi, bentornato. Allora, partiamo da una notizia, perché tu ogni volta che arrivi ci porti delle novità che ci danno anche un po' una sensazione di respiro, no? Che appunto, che si può fare pace con il fisco. Ed è notizia di qualche giorno fa, uscita su Repubblica, questo articolo: se siamo in lite con il fisco abbiamo una scadenza da rispettare, sì, ma pare che ci sia una proroga, e questa è la buona notizia. Sì, la buona notizia in primis è che appunto si può si può fare pace con il fisco chiudendo tutti quei contenziosi. In che cosa consiste? Cioè, se ad esempio l'Agenzia delle Entrate in questi anni ha emesso un avviso di accertamento e quindi ha stabilito che magari quella determinata persona, anziché guadagnare 10, magari ne doveva guadagnare 20, 30, mediante un atto di accertamento, se questa persona ha in un certo senso contestato la pretesa del fisco, sono andati in contenzioso, in pratica ha impugnato questo avviso di accertamento e sono andati presso una commissione tributaria, perché anche per quanto riguarda le liti con il fisco esiste ciò che esiste invece per le comuni liti, cioè esiste un primo grado, un secondo grado e poi si arriva in Cassazione. Ora, tutte queste persone che sono in lite con il fisco, sia in primo grado, in secondo grado o in Cassazione, e la lite ancora pendente, possono presentare una domanda entro il 2 ottobre e così facendo pagheranno esclusivamente le maggiori imposte ad esclusione di sanzioni ed interessi. Sarebbe interessante detta così. È una cosa interessante detta così, però qual è in un certo senso la cosa che potrebbe rendere meno appetibile questa definizione? È che sono posti tutti sullo stesso piano, sia coloro i quali sono stati già sconfitti dal fisco e sia coloro i quali ad esempio in primo grado e in secondo grado hanno vinto la lite con il fisco. Allora, a prescindere se si è vinti o se si è perso con il fisco, in pratica facendo questa domanda si tolgono le sanzioni e gli interessi, dopodiché con il fisco si è chiusa quella partita, perché vorrei ricordare che nel momento in cui c'è una lite con il fisco vince, quelle maggiori somme poi verranno recuperate nei confronti del contribuente con tutte quelle procedure che noi sappiamo benissimo, quindi, attraverso la ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Quindi si può fare pace col fisco? Così pare, no? Al momento sì, che poi c'è da dire una cosa, che non soltanto le liti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anche se abbiamo una lite nei confronti, che ne so, del comune, perché magari non abbiamo pagato l'ICI, oppure perché il comune ha stabilito che dovevamo pagare un maggiore importo a titolo di ICI, di tassa sui rifiuti e quant'altro, anche in questo caso si può fare una sorta di richiesta per chiudere la lite, quindi non soltanto con l'Agenzia delle Entrate ma anche con il comune. Però qual è la differenza? Che il comune entro agosto deve decidere se vuole o meno far pace con i propri concittadini. Facciamo capire praticamente cosa dobbiamo fare. Allora, praticamente c'è un modulo da compilare e da trasmettere telematicamente. È quello lì? È questo modulo che stiamo vedendo. Dopodiché, una volta compilato, si indica quello che è l'entità dell'importo della lite, si inseriscono dei riferimenti relativamente appunto alla lite e si trasmette direttamente all'Agenzia delle Entrate. Dopodiché, entro settembre, se uno decide di pagare in unica soluzione, bisognerà pagare esclusivamente, diciamo, le maggiori imposte. Se invece uno non vuole pagare in unica soluzione, lo può fare in tre rate: la prima rata a settembre, la seconda a novembre e la terza nel 2018, a giugno addirittura 2018. E ci fa passare un Natale tranquillo. Esatto. Quello sì, perché basta inviare la domanda e pagare la prima rata e i conti con il fisco già vengono chiusi. Okay. Gianluca, hai parlato un attimo di commissione tributaria, ma la sensazione è che il fisco controlli tutto, che sappia tutto di noi, come fa? Sì, perché il fisco praticamente dispone di una banca dati con tutta una serie di informazioni che ogni giorno vengono inviate. Sanno ad esempio quella che è la giacenza media dei nostri conti correnti, sanno quelli che sono i nostri datori di lavoro, cioè le persone che ci danno dei soldi, sanno se riceviamo delle prestazioni, perché magari l'INPS glieli comunica. Dopodiché fanno un incrocio di questi dati e individuano, come dire, il potenziale soggetto che secondo loro potrebbe essere un evasore. In quel caso chiedono delle spiegazioni, questo, diciamo, è il nuovo corso, cioè prima di avviare un avviso di accertamento chiedono al contribuente: guarda che a noi risulta che anziché dichiarare 10 dovevi dichiarare 20, se ho ragione io
chiaramente paga la differenza con delle sanzioni ridotte. Se hai ragione tu, dimostrami che effettivamente non è così. Quindi si apre prima un dialogo, poi se questo dialogo non è produttivo, poi sfocia in un avviso di accertamento e ci ritroviamo poi a combattere nelle competenti sedi relativamente. Cioè praticamente come in una coppia, insomma. In una coppia, ecco, si litiga e poi alla fine si trova un accordo. Si fa pace. Allora io le restituisco questo, dottore, lo porti grazie, via. Molto grazie, utile. Gianluca, grazie, 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 grazie a voi. Preciso. Grazie. Ed ora è arrivato il momento dei consigli per i nostri capelli al mare, in piscina. Capisco, ci vuole un argomento un po' leggero. Dopo questo ci è necessario. Diamo una spettinata anche a Timpone. Esatto, perché i nostri capelli sono molto importanti, soprattutto d'estate, Timpone. Vabbè, lei i capelli. Vediamo il servizio di Angelica Massera. Grazie.